La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscato. Robespierre. Un uomo rispettato perché virtuoso e incorruttibile, ma anche odiato, temuto, quando il suo spirito rivoluzionario comincia a tingersi di sangue. Quest'uomo pallido e dagli occhi felini è Maximilien Robespierre. È uno dei tanti quando quel 5 maggio del 1789, a poco più di 30 anni, esordisce come deputato degli Stati Generali. Ma grazie alla sua oratoria, ai suoi ideali, alla sua passione viva come una fiamma, diventa in breve il simbolo della Repubblica Francese e della Rivoluzione. Robespierre si batte per la libertà di stampa, il suffragio universale, per l'istruzione gratuita obbligatoria. Ma per difendere la Repubblica non esita a instaurare la stagione del terrore, che manderà alla ghigliottina 35.000 persone, 12.000 senza processo, solo perché accusate di ribellione e tradimento. È il 23 maggio 1794. Il calendario rivoluzionario segna 4 pratile. A Parigi si respira un clima pesante. Spirano venti di complotti e intrighi. Il re Luigi XVI è stato giustiziato sulla Place de la Révolution nel gennaio del 1793 e 6 mesi più tardi anche la testa della moglie Maria Antonietta è caduta. Dopo la morte di Marat e Danton, nessuno può più sentirsi al sicuro. Sembra che ognuno sospetti degli altri. Una giovane donna entra nel cortile di casa Duplay, che sorge poco distante dalla sede della Convenzione Nazionale. È la casa che dall'agosto del 1791 ospita Maximilien Robespierre e altri rivoluzionari. La giovane viene ricevuta da Maurice Duplay, il capofamiglia. Sono Cécile Renaud. Sono qui per servirla, madame. Vorrei incontrare Maximilien Robespierre. Incontrarlo? Con quale motivazione? Io devo intervistarlo. Per un'intervista? È per vedere da vicino com'è fatto un tiranno. Maurice Duplay realizza immediatamente. Si allontana e chiede l'intervento dei gendarmi. Arrestate quella donna! Lasciatemi! Lasciatemi! Io devo vedere il tiranno! Io odio quell'uomo! Cécile Renaud viene trovata in possesso di 2 piccoli coltelli. Robespierre, informato dell'accaduto, si convince sempre di più di essere circondato da nemici, di essere al centro di 1000 complotti. Del resto, anche il giorno prima, un uomo lo aveva cercato con insistenza. Quell'uomo si chiamava Admiral, era al servizio di una nobildonna e viveva di piccoli espedienti, non sempre leciti. Aveva un solo obiettivo, uccidere Maximilien l'Incorruttibile, nella sede del Comitato di Salute Pubblica, il principale organo del governo rivoluzionario. Ma era riuscito soltanto a ferire Jean-Marie Coillot-Derbois, membro di sinistra del Comitato. Robespierre, simbolo e faro della rivoluzione francese, è dunque un uomo sempre più solo. Persino i rapporti con la sorella Charlotte si sono deteriorati, nonostante il sentimento profondo che lo ha sempre legato a lei. Charlotte è l'unica figura femminile davvero importante della sua vita, assieme a quella della madre, che però ha perso quando aveva appena 6 anni. Un ricordo fragile, dunque, che Robespierre, però, non ha mai cancellato. Tutte le volte che parlavamo di nostra madre, sentivo la sua voce incrinarsi e vedevo i suoi occhi inumidirsi. Ma ora anche lei, l'amata sorella, viene sospettata di tradimento. Lo testimonia una lettera scritta da Augustin, l'altro fratello, allo stesso Maximilien. Nostra sorella non ha neppure una goccia del nostro sangue nelle vene. Quello che ho sentito dire di lei
e ciò che io stesso ho visto mi inducono a considerarla come il nostro grande nemico. Charlotte finisce per allontanarsi da loro, una scelta che le salverà la vita. Al distacco familiare corrisponde anche la più profonda crisi di consenso politico. I membri della Convenzione Nazionale, infatti, sono ormai in gran parte schierati contro. Robespierre ha spinto sempre più la rivoluzione verso soluzioni di carattere egualitario. Le frequenti e spietate epurazioni lo hanno spinto in uno stato di quasi completo isolamento. Fra quegli stessi deputati cresce la voglia di sbarazzarsi di lui, del suo estremismo, del suo puritanesimo, che gli fa odiare le feste e i balli e che lo spinge a definire il moderato Danton, giustiziato nell'aprile del 1794, un idolo imputridito. La parola virtù faceva ridere Danton. Di sé diceva allegramente: «Non c'è virtù più solida di quella che esercito tutte le notti con mia moglie». Come poteva essere il difensore della patria un uomo cui l'idea di morale era così totalmente estranea? Bisogna immergere nel loro cuore il pugnale della giustizia per salvare la libertà dagli scellerati che vogliono distruggerla. Il grande terrore è diventato un mostro che tutto divora e su tutti sparge veleni e sospetti. A Parigi il tonfo della ghigliottina è incessante. La sua attività non conosce tregua grazie alla legge che non concede alternative tra l'assoluzione e la condanna a morte. A presentare quella norma è Georges Couthon, uomo tra i più fedeli a Robespierre. È il 10 giugno 1794, 22 Pratile, secondo il calendario rivoluzionario. Qui si tratta di sterminare i satelliti implacabili della tirannia o di perire con la Repubblica. Un altro membro della convenzione ribatte sarcastico: «Date da bere un bicchiere di sangue a Couthon, ha sete». È lo stesso Robespierre, eletto all'unanimità presidente della convenzione, che sostiene con forza quella legge. Da più di due mesi il Tribunale Rivoluzionario vi denuncia gli ostacoli che intralciano la marcia della giustizia nazionale. La Repubblica vi denuncia nuove cospirazioni. Si esamini dunque questa legge e si constaterà a prima vista che essa non contiene nessuna disposizione che non sia già stata adottata dagli amici della libertà. Che non vi è in essa alcun articolo che non sia fondato sulla giustizia e sulla ragione. La severità può essere temuta soltanto dai cospiratori, dai nemici della libertà e dell'umanità. Si deve essere disposti a sferrare colpi rapidi contro i nemici. Le lungaggini sono utili solo all'aristocrazia per corrompere l'opinione pubblica. Ci si inganna se si crede che la buona fede dei patrioti impieghi una forza eccessiva contro le manovre dei tiranni dell'Europa e dei loro vili agenti. Il furore di costoro si manifesta attraverso le calunnie delittuose che essi continuano e continueranno a vomitare su questa assemblea. Chiunque sia infiammato dall'amore della patria accoglierà con entusiasmo i mezzi per raggiungere e colpire i suoi nemici. Robespierre è consapevole che non tutti quegli applausi sono sinceri. È perfettamente conscio che all'interno dell'assemblea si trama contro di lui e contro il suo potere, divenuto assoluto e incontrollabile. Infatti, tra le ombre gravide dei sospetti dei palazzi parigini, si sta preparando quella che passerà alla storia come la reazione termidoriana. Qualcuno comincia a diffondere notizie infondate, ma forse il vero motivo che accresce le ostilità nei suoi confronti è proprio la legge del 22 Pratile, che inoltre abolisce l'immunità parlamentare.
In molti temono una nuova epurazione, come quella con cui furono arrestati numerosi deputati girondini, o l'altra che aveva portato al patibolo i principali dirigenti cordiglieri. Tra questi, il giornalista radicale Jacques-René Hébert. In quell'occasione, Louis-Antoine Saint-Just, un altro fedelissimo di Robespierre, aveva scritto: essendo la Convenzione investita dal popolo francese dell'autorità nazionale, chiunque usurpi il suo potere, attenti alla sua sicurezza e alla sua dignità, direttamente o indirettamente, è nemico del popolo e sarà punito con la morte. Approvata la legge, sul patibolo sfilano in continuazione aristocratici e controrivoluzionari, nemici della rivoluzione e povera gente, quasi tutti semplicemente sospettati di essere nemici della Repubblica. Cresce la paura della ghigliottina anche all'interno della Convenzione nazionale. Il primo a ribellarsi è Billaud Varennes, che incalza l'incorruttibile fino a stizzirlo e a fargli dire: vedo chiaramente che sono solo, e contro di me ci sono anche numerosi e qualificati membri del Comitato di Sicurezza. So che una fazione dell'Assemblea sta cercando di eliminarmi, e voi... Allora ammetti di voler usare la tua legge per mandare al patibolo la Convenzione. Robespierre scoppia in lacrime e da quel momento decide di non partecipare più ai lavori dell'Assemblea. Sa di essere sempre più isolato e lo sta assalendo anche un senso di impotenza. La miseria dilaga a Parigi e in tutta la Francia e la rivoluzione non trova vie concrete per sostenere il popolo affamato e riaffermare definitivamente se stessa. È una rivoluzione incompiuta, anche se l'obiettivo di Robespierre è molto più alto. Non è per un popolo che combattiamo, ma per l'universo intero. Non per gli uomini che esistono oggi, ma per coloro che esisteranno. In questo terribile scenario c'è chi, come Lecointre, crea un partito anti-Robespierre, mentre altri deputati promuovono una campagna denigratoria contro di lui, per convincere quanti più colleghi che anche loro sono in pericolo. Sembrano già lontani i tempi in cui l'incorruttibile spiegava, tra applausi e consensi, quali erano i fini di quella rivoluzione e perché era necessario il terrore. Qual è lo scopo cui tendiamo? Il pacifico godimento della libertà e dell'uguaglianza. Il regno di quella giustizia eterna le cui leggi sono state incise non sul marmo o sulla pietra, ma nel cuore di tutti gli uomini, anche in quello dello schiavo che le dimentica e del tiranno che le nega. Nel nostro paese noi vogliamo sostituire la morale all'egoismo, l'onestà all'onore, i principi alle usanze, i doveri alle convenienze, la fierezza all'insolenza, il merito all'intrigo, e un popolo magnanimo, potente, felice, a un popolo frivolo e miserabile. Era un Robespierre lucido e sostenuto da una forte tensione morale, quello che pronunciava questo discorso il 3 gennaio 1794, ovvero il 17 piovoso secondo il calendario rivoluzionario. Il suo rapporto sui principi di morale politica che devono guidare la Convenzione nazionale nell'amministrazione interna della Repubblica spiegava anche il significato di virtù e terrore. Se la forza del governo popolare in tempo di pace è la virtù, la forza del governo popolare in tempo di rivoluzione è costituita contemporaneamente dalla virtù e dal terrore. La virtù senza la quale il terrore è funesto, il terrore senza il quale la virtù è impotente. Ma da quel 17 piovoso, molte cose, troppe, sono cambiate. Il 26 luglio, l'8 Termidoro, Robespierre torna di fronte ai deputati della Convenzione a quasi 6 settimane da quell'attacco dell'opposizione sulla legge del 22 Pratile. Il suo è un disperato tentativo di ricompattare la maggioranza, di convincere Montagnardi e conquistare il consenso del centro. Un tentativo di conciliazione che non avrà successo. Il suo discorso è vago e sconnesso, nonostante alcuni passaggi ancora emozionanti.
Giuro che esiste quella tenera, impetuosa e irresistibile passione, tormento e delizia delle anime grandi, quel profondo orrore della tirannia, lo zelo pietoso nei confronti degli oppressi, quel sano amore verso il proprio paese, quell'ancor più sublime e sacro amore per l'umanità, senza il quale una grande rivoluzione è solo un crimine lancinante che ne elimina un altro. Esiste quella generosa ambizione di voler fondare sulla terra la prima repubblica del mondo. Un Robespierre appassionato, che ancora spera di emozionare e convincere chi lo ascolta, è più pallido del solito. I suoi occhi verdi da gatto diventano fessure, sempre più strette. Tutto è coalizzato contro di me e contro coloro che avevano gli stessi principi. La mia ragione, non il mio cuore, è sul punto di dubitare di questa repubblica virtuosa di cui avevo tracciato il piano. Quale amico della patria può voler sopravvivere dal momento che non gli è più permesso di servirla? Perché vivere in un ordine di cose dove l'intrigo trionfa eternamente sulla verità? Il discorso diventa sempre più vago, confuso. Robespierre lancia accuse velate, senza fare nomi, ai traditori e ai cospiratori che si nascondono all'interno della Convenzione, del Comitato di Salute Pubblica e del Comitato di Sicurezza Generale. Accusa invece esplicitamente Cambon di gestire le finanze in modo controrivoluzionario. Riconosciamo l'esistenza di una cospirazione contro la libertà pubblica, che riceve la sua forza da una coalizione criminale che ordisce le sue trame nel cuore della stessa convenzione. Che questa stessa coalizione ha complici nel Comitato di Sicurezza Generale e nei suoi uffici. Che i nemici della Repubblica hanno messo questo comitato contro il Comitato di Salute Pubblica. Che alcuni esponenti sono entrati nel complotto. La coalizione così creata mira all'eliminazione dei patriotes de la patrie. Qual è il rimedio? Punire i traditori. Io sono fatto per combattere il crimine, non per governarlo. Le reazioni sono diverse, ma è chiaro a tutti che Robespierre ha in pratica chiesto un accentramento del potere repressivo dello Stato. Qualcuno gli chiede di fare i nomi delle persone che accusa. E il drammatico confronto si ripete poco dopo al club giacobino. Da una parte Robespierre e Couthon, dall'altra Coyot e Billaud-Varenne, che vengono zittiti e cacciati. La stragrande maggioranza del club sembra ancora schierato con l'incorruttibile. Il giorno dopo, il primo a presentarsi dinanzi all'assemblea è Saint-Just, l'arcangelo della morte, il teorico del terrore, l'uomo che ha scritto i decreti che consentono la spartizione dei beni dei sospetti. Sale alla tribuna della convenzione verso mezzogiorno. Io non sono di nessuna fazione. Io le combatterò tutte. Non riesce a dire altro. Vogliono impedirgli di pronunciare un discorso di conciliazione. Abbasso il tiranno! A morte il tiranno! A morte! Alla ghigliottina! Abbasso Robespierre! Abbasso il tiranno! Abbasso Robespierre! La convenzione precipita nel caos. Fra i membri, ormai impauriti per la propria sorte, emerge con chiarezza la congiura ordita contro Robespierre, guidata dall'ex prete Fouché e l'ex visconte Barras, entrambi, fino a poco prima, fra i più sanguinari terroristi. Robespierre, ormai è chiaro a tutti che il tuo progetto è diventare tiranno della Francia. Abbasso il tiranno! Abbasso! 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 La contestazione lo travolge e scatta la trappola. L'assemblea ne decreta infatti la messa in stato di accusa. Maximilien Robespierre ed il fratello Augustin vengono immediatamente arrestati, così come Saint-Just e Couthon. Lebas, un altro fedelissimo, chiede di seguirlo anche nella cattiva sorte. Sono le 5 del pomeriggio del 27 luglio, quando i gendarmi portano via i leader giacobini.
La comune rivoluzionaria organizza un'insurrezione per liberare l'incorruttibile, mobilitando i sans-culottes che, stanchi, affamati e convinti che la fine del terrore segni anche la fine del blocco dei loro salari, si muovono fiaccamente. Ai secondini delle carceri viene impartito l'ordine di non accettare prigionieri e Robespierre, di nuovo libero, si dirige verso il municipio. Il quartier generale della polizia è certamente il luogo più sicuro, ma rimane pur sempre in stato di arresto. Incitato dalla comune a guidare l'insurrezione, Maximilien pone un secco rifiuto. Non posso. Io devo impedire una profonda lacerazione della Repubblica, una sommossa del popolo contro la Convenzione. Maximilien, è l'unica occasione che abbiamo. Dobbiamo scrivere un appello all'esercito. In nome di cosa? In nome della Convenzione. Quella stessa Convenzione che ha chiesto il nostro arresto. Couton, noi abbiamo il dovere di rispettare la legge e chi scappa quando è in stato di arresto è un fuorilegge. Intanto, i deputati arrestati arrivano alla spicciolata all'Hôtel de Ville, punto di raccolta del Comité d'Insurrection. Couton arriva per ultimo, a l'una di notte, proprio mentre la piazza un po' alla volta si svuota. I 2000 operai stanno infatti allontanandosi da Place de Grève, forse perché disorientati, ma certamente influenzati anche da alcuni membri della Convenzione, che a questo punto si rende conto di non avere più nulla da temere. Dichiarati fuori legge i deputati fuggiaschi, vengono organizzate due colonne che marciano verso l'Hôtel de Ville. Poco dopo le due di quella stessa notte, la colonna guidata da Léonard Bourbon entra nella sala dell'Uguaglianza senza incontrare resistenza. Maximilien, è la fine. Couton, ricorda che la morte è l'inizio dell'immortalità. Il fedelissimo Lebas si tira un colpo di pistola e muore all'istante. Augustin Robespierre si getta dalla finestra per suicidarsi, ma riesce solo a ferirsi gravemente. Un altro colpo di pistola fracassa la mascella di Maximilien. L'incorruttibile, il tiranno. Si è sparato o hanno tentato di ucciderlo? Il rapporto medico non sembra lasciare dubbi. La pallottola tirata dall'alto verso il basso attraverso la guancia sinistra ha raggiunto e spezzato la mascella inferiore. Non sembra la dinamica di un suicidio. In ogni caso, dopo il ferimento, Robespierre viene lasciato per tutta la notte disteso su un tavolo. E la mattina dopo, assieme ad una ventina di suoi seguaci, condannato a morte senza alcun processo. La stessa sorte subiscono i membri della comune rivoluzionaria. A morte! A morte! Agli uffici Ordina! A morte il tiranno! Il popolo, quel popolo che Robespierre ha tanto amato, non gli riconosce più né affetto né devozione. Tutta Parigi è insorta contro di lui. A morte il tiranno! A morte! A morte! Alla ghigliottina! Alla ghigliottina! A morte il tiranno! Il patibolo viene riportato per l'occasione a Place de la Révolution. Le finestre da cui assistere all'esecuzione vengono affittate a prezzi altissimi. I più ricchi si mettono in mostra, ai balconi, indossando gli abiti più eleganti, quelli riservati alle grandi occasioni. In piazza la folla è esaltata dallo spettacolo a cui sta per assistere. Robespierre sfila su un carro con il viso avvolto in un fazzoletto bianco insanguinato che gli trattiene la mascella spaccata. Guarda verso la folla eccitata in uno stato di semi-incoscienza. Prima dell'esecuzione, il boia gli strappa via ferocemente il fazzoletto. La mascella sembra quasi staccarsi, il sangue esce a fiotti, mentre il dolore diventa insostenibile. Qualcuno ora forse ricorda il suo discorso contro la pena di morte, un discorso in realtà pronunciato per sostenere la decapitazione di Re Luigi XVI.
Aborro la pena di morte istituita dalle vostre leggi e non ho per Luigi né amore né odio. Odio solo i suoi delitti. Io ho chiesto l'abolizione della pena di morte e non è colpa mia se i primi principi della ragione sono sembrati eresie morali e politiche. Ma se voi non vi siete mai sognati di reclamarli in favore di tanti poveri diavoli, i cui delitti sono meno imputabili a loro che al governo, per quale fatalità ve ne ricordate soltanto quando si tratta di patrocinare la causa del più grande dei criminali? Chiedete un'eccezione alla pena di morte proprio per il solo caso che può legittimarla? La testa di Robespierre, tranciata dalla potente lama della ghigliottina, rotola in una cassa di legno. Sono le 6 del pomeriggio del 10 Termidoro. Alla convenzione c'è chi propone di festeggiare. Invito tutti a unirsi nella gioia comune, perché le teste dei mostri sono cadute sotto la spada della giustizia e finalmente i cuori si aprono alle più dolci effusioni, perché l'oppressione è scomparsa. La reazione popolare è di gioia smodata. Si balla e si canta in ogni angolo della Francia. Robespierre detestava i balli. Li riteneva immorali. Buon pomeriggio da Antonella Ferrera e ben ritrovati alla Storia in Giallo. L'ospite di oggi è la scrittrice Maria Rosa Cutrufelli, autrice fra gli altri di un bellissimo romanzo storico dal titolo La donna che visse per un sogno. Quella donna si chiamava Olympe de Gouges e morì sul patibolo per essersi opposta alla tirannia di Robespierre. Ma prima di parlare dell'eroina di questo romanzo partiamo dal suo carnefice. Un carnefice che fino ai suoi ultimi istanti di vita rimase convinto di aver agito per il bene del paese, quasi si fosse sentito legittimato ad agire nel modo più spietato da una sorta di missione divina. Colpisce addirittura una frase da lui pronunciata quando ormai era prossimo alla fine. Disse: il cielo mi chiama a tracciare con il mio sangue la strada che deve condurre il mio paese alla felicità. Cutrufelli. Beh, Robespierre era sicuramente un uomo dall'anima doppia e per la verità non si sentiva soltanto insignito di una missione divina, ma anche e forse soprattutto da una missione storica. Lui, non dimentichiamo, intanto era un uomo che in gioventù si era battuto contro la pena di morte, tanto per dire, e si richiama e giustifica la sua condanna a morte del re proprio col fatto che, essendo lui uno ancora contro la pena di morte, però in questo caso non poteva sottrarsi perché la storia lo richiedeva. Ritorniamo al nostro tiranno. Su di lui pensa che abbia inciso l'educazione molto troppo rigorosa ricevuta nei collegi cattolici del paese. La frase che le ho detto prima lo ricordava, ma anche per fare un altro esempio, considerava ad esempio il ballo immorale. Insomma. Sì, dobbiamo anche considerare che Robespierre è un figlio illegittimo, e allora illegittimo perché sua madre si è sposata dopo la sua nascita. Dobbiamo considerare che all'epoca l'essere illegittimo era un marchio sociale molto pesante. Neanche quando madre e padre si sposavano questo marchio veniva cancellato. Restava un figlio illegittimo, un bastardo, e tant'è vero che lui tentò di fare delle leggi a favore appunto dei bastardi. E questo probabilmente non è senza effetto.
certo sul suo carattere. Ecco, nasce da qui forse la sua misoginia? Sì, per misoginia, ecco, anche qui torna la doppiezza di Robespierre, perché sicuramente lui non è un Condorcet che appunto si batteva per i diritti delle donne, lui è un altro filone che non tiene molto in considerazione, diciamo, i diritti, non ha insomma uno sguardo particolare per i diritti delle donne, tuttavia ha verso le donne un atteggiamento che non saprei come definire se non di rispetto, e probabilmente cioè lui non era un seduttore come Danton, come tanti altri rivoluzionari, lui era, sì, aveva una sorta di rispetto, di considerava come intangibili in qualche modo le donne, e questo lo faceva amare moltissimo, che lui seduceva le anime, non era un vile seduttore. Comunque su Robespierre è stato detto veramente di tutto, è stato definito un mostro, un tiranno, ma anche incorruttibile e addirittura da qualcuno un santo. Ecco, qual è il rovescio della medaglia in positivo di questo personaggio? Beh, in positivo sicuramente il fatto che in mezzo a una corruzione dilagante lui si mantenesse come esempio di virtù, questo è indubbiamente l'aspetto suo più affascinante, quello che l'ha fatto amare tanto, l'ha reso, è una parte della sua immortalità, diciamo, e tuttavia proprio questa sua rigidezza, leggevo uno storico francese che cercava di capire, di interpretare psicologicamente Robespierre. E lui sosteneva che nel fuoco del 93 Robespierre diventa sanguinario perché si ammala di attacchi di panico, cioè è il panico, cioè lui deve salvare la rivoluzione, lui deve salvare la Francia, deve salvare la Repubblica. Questo lo porta, questo enorme peso lo porta a degli attacchi di panico, cioè lui si sente salvo, sente salva la Repubblica. Da Robespierre in poi il termine giacobino ha assunto nel tempo dei significati diversi, spesso con valenza negativa, ma non solo naturalmente. Lo si è usato per indicare un ateo, un libertino, un traditore, poi una persona faziosa, moralista, intransigente. È comunque un termine che non è mai passato di moda, anzi direi che è piuttosto attuale, lei trova? Sì, anche perché non ha appunto solo quei significati negativi che pure ha, ne ha molti altri positivi, come quelli. Cioè, oggi chi si picca di essere giacobino? E certo. Chi sono i giacobini di oggi? I giacobini di oggi, io ne ho incontrati diversi andando in giro a presentare il mio libro, e sono dei professori, più uomini che donne, devo dire, dei professori presidi di liceo, che sono attaccati a un'idea forte e positiva della rivoluzione francese. E quindi il termine giacobino significa difesa di questi principi, difesa di questa rivoluzione che ha cambiato la nostra storia, il nostro modo di vedere anche. Indubbiamente la rivoluzione francese, con tutti i suoi orrori, ha comunque segnato un progresso. Alla base esistevano dei valori che hanno messo le radici. Ricordo anche recentemente lo stesso pontefice Giovanni Paolo II ha come riconosciuto alle tre parole il simbolo della rivoluzione una sorta di legittimità religiosa. Ecco, lei ritrova oggi questi valori? Il discorso sulla libertà e l'uguaglianza è estremamente attuale, e devo dire che secondo me non è che poi tanti passi avanti abbiamo fatto, perché allora se andiamo a vedere durante la rivoluzione tutti accettavano la parola libertà, perché libertà è una parola in qualche modo bella
e senza controindicazioni sociali perché è astratta. Invece uguaglianza, quando si parla di uguaglianza si entra nel campo degli interessi delle persone e il termine uguaglianza fece molto discutere durante la rivoluzione e mise i rivoluzionari anche gli uni contro gli altri, i ricchi contro i poveri, quelli che avevano dei privilegi comunque contro quelli che ne avevano di meno. E quello che mi sembra è che anche oggi siamo portati ad accettare con grande favore una parola astratta come libertà, mentre invece sulla parola uguaglianza ancora siamo portati a dividerci. Sì. La rivoluzione francese sembra racchiudere in pochi anni il tipico paradigma delle grandi ideologie del Novecento, uno slancio ideale e una sete di giustizia che diventano così assoluti da rinchiudersi in se stessi fino a perdere quasi il contatto con la realtà e a produrre delle vere e proprie carneficine. Sembra quasi un destino inevitabile che la passione rivoluzionaria degeneri nella violenza più estrema. Ma io penso come la mia eroina, la penso allo stesso modo. Come la pensava la sua eroina? La mia eroina pensava che il sangue, ahimè, sporca le rivoluzioni, e questo sarebbe, è solo un aspetto, ma soprattutto non fa andare avanti le idee, distrugge ciò che voleva creare. E in effetti la Repubblica francese, la neonata Repubblica, fu distrutta in qualche modo, sì, dal terrore, dal sangue, e dopo arrivò il bonapartismo, tornò la monarchia. Ecco, ai tempi della rivoluzione francese i condannati venivano portati nella pubblica piazza, issati sul patibolo davanti agli occhi di tutti. E la gente si accalcava per assistere all'esecuzione nel momento in cui la testa cadeva nel cesto che c'era lì sotto, e acclamavano, facevano urla, grida, addirittura canti e balli. Insomma, c'è una simbologia davvero inquietante in tutto questo, che non può non far pensare a quanto accade oggi. Allora la ghigliottina, oggi la decapitazione, allora la pubblica piazza, oggi internet. Quasi il terrore, la paura dovesse essere per forza mostrata, comunicata. Sì, ma questo, ahimè, anche qui è purtroppo la normalità della nostra storia, anche della nostra democrazia, di alcune democrazie, perché vorrei ricordare che, non so, anche in una democrazia come gli Stati Uniti, che ha la pena di morte, alle esecuzioni capitali ci sono persone che fanno la fila per assistere. A un certo punto il tiranno è stato arrestato e assieme a lui, assieme a Robespierre, c'erano il fratello e uno dei suoi uomini più fedeli, che si tolsero la vita. Robespierre fu colpito da uno sparo, non si è mai saputo di preciso se avesse anche lui tentato il suicidio oppure fosse stato colpito da qualcun altro. Lei che cosa ha scoperto nei suoi studi per scrivere il suo libro? È ancora un giallo storico, sembra che in realtà non sia stato un tentativo di suicidio, però dico sembra, appunto, è un giallo. E tuttavia quello che mi ha colpito è stata proprio la crudeltà dell'esecuzione di Robespierre. La sua mascella venne fracassata, frantumata. E lui restò quasi in coma fino all'esecuzione. Venne abbandonato. Tavolo. Sì. E quando salì sul patibolo, e questo appunto la crudeltà dello spettacolo pubblico di un'esecuzione, qui è così evidente, cioè il boia gli strappa la benda dalla mascella e c'è un fiotto di sangue che quindi la crudeltà di questa scena non indica soltanto l'odio verso Robespierre e il terrore, c'è un sovrappiù che è appunto
tipico di tutti questi atti della pena di morte ovunque essa si pratichi. Ecco, vorrei concludere con la protagonista del suo romanzo, Lampe de Gouges. Era una donna vissuta in carne ed ossa, una delle tante che hanno affollato la scena della Rivoluzione francese. Ecco, perché proprio a lei ha dedicato il suo libro? Perché lei ha scritto la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, facendo un atto di coraggio politico estremo, nel senso che era addirittura inimmaginabile a quei tempi il coraggio, ci voleva un'immaginazione politica veramente grande per poter osare questo, affermare che la donna ha dei diritti di cittadinanza, perché appunto le donne sicuramente chiedevano di poter esprimere la loro opinione, di essere trattate meglio sul lavoro, esprimevano vari tipi di rivendicazione, compreso oppure appunto maggiore dignità in famiglia, ma lei per la prima volta chiede che le donne vengano ascoltate politicamente, cioè che le donne abbiano voce in capitolo nel determinare, nel dire come deve andare il mondo. Ecco, lei si batté per le donne, ma oltre a pagare con la vita fu tradita da una donna. Certo, perché appunto le donne non sono tutte uguali fra di loro, per fortuna anche non hanno tutte le stesse idee, e quindi c'erano anche delle donne che pensavano che lei con queste sue idee mettesse in pericolo la Repubblica, la Rivoluzione, e quindi fosse degna di essere punita. Ecco, vorrei concludere con una frase ricavata da una sua intervista. Lei ha detto: la conclusione del fermento che vide le donne affacciarsi alla politica ed entrare esse stesse in conflitto fra loro fu che tutte indistintamente vennero punite. Eppure il suo messaggio non è quello di una donna perdente. No, assolutamente. Bisogna intendersi su che cosa significa vincere e cosa significa perdere. Velocissimamente, che cosa significa? Vincere significa avere il coraggio di affermare le proprie idee, e perdi soltanto quando questo coraggio ti viene a mancare. Maria Rosa Cutrufelli, grazie per essere intervenuta alla Storia in Giallo. Il tempo a nostra disposizione è terminato ed è giunto il momento di salutarci. Oltre alla nostra ospite ringrazio e saluto i nostri ascoltatori, a cui do appuntamento a sabato prossimo, stessa ora su Radio 3, con il caso di un personaggio che ha appassionato intere generazioni, Che Guevara. Ma prima di lasciarvi ad una bella canzone voglio ringraziare il nostro regista Italo Moscati, Diana Vinci, curatrice del programma, Alessandro Molinari per le musiche e Fiore Liborio alla console. Un ringraziamento va anche a Manuel De Lucia, quindi a Sara Citelli, e a Roberto Ritondale per le ricerche. Un saluto a tutti da Antonella Ferrera. Le voci di oggi erano quelle di Susanna Marcomeni, Emilio Cappuccio, Francesco Meoni e Mario Bombardieri nel ruolo di Robespierre. Per scriverci, lastoriaingiallo@rai.it. Per riascoltare le puntate, il nostro sito è www.radio.rai.it/radio3/lastoriaingiallo. Vi lasciamo ora alla Marsigliese, interpretata da Mireille Mathieu.
Sacré.